L'iniziativa di mettere il cartello ai servizi igienici di una mancia a piacere per comprare i detersivi, chi ha avuto? Allora, siccome il volontario Gaetano di sua spontanea volontà si è messo a fare questo volontariato, voleva recuperare qualcosa per comprare un po' di detersivi. Perché lui praticamente era lui che metteva i detersivi materialmente. Sì. Ma provate a chiederli all'amministrazione comunale questi detersivi. Ma non possiamo chiederli all'amministrazione comunale, perché un volontario penso sia normale che. Quindi, essendo un volontario, ha pensato le spese non ce le voglio rimettere. Come adesso nella fontana abbiamo trovato le monetine e abbiamo comprato un po' di orecchine per un po' di cloro. Ecco, l'etichetta che vi siete appuntato qui. L'ho messa io. Qua dice Comune di Aversa. Sì. Leggendo Comune di Aversa, qualcuno può pensare che ci sia stato il Comune di Aversa a darvi un'autorizzazione. L'avete mai avuta? Mai. Di mia spontanea volontà, il giorno dopo l'inaugurazione del parco, siccome mi sono fatto una passeggiata con la famiglia, ho visto che i bagni stavano indecentemente sporchi, sui prati c'era un po' di carta, cartaccia, cani sciolti, mi sono prodigato per fare un volontariato, per il bene della città e del parco. Basta. Quindi è partita così. E oggi, grazie al signor De Chiara, la fontana che è stata segnalata da qualcuno degli utilizzatori del parco come sporca, è stata ripulita. Qual era il problema della fontana? Il problema era che, me ne sono accorto che le pompe andavano sotto sforzo, che non circolava l'acqua, e ho ritenuto opportuno all'addetto di farla chiudere, perché altrimenti si potevano bruciare pure le pompe. Un danno ancora maggiore. Quindi dopo averla fatta chiudere mi sono prodigato, l'avete riparata. Sì, e in questo momento la fontana è pulita. Zampilla, va benissimo. Penso, quindi questo dimostra vuole da parte dei cittadini un poco di attenzione. Un po' di attenzione. Noi cittadini dobbiamo tenere in modo questo parco pulito per bene, sennò non ci potremmo venire a fare una passeggiata con la famiglia, con i nipotini. Possiamo utilizzare il parco, che adesso sta diventando anche un museo, vengono gente dappertutto a rendere omaggio e a farci complimenti. Questo è tutto. Non è che io lo dico per altri motivi o altre. Sono un volontario senza essere stato imposto e né a scopo né di lucro e né di niente. Perché i cani devono andare nell'aria? Più balanzare qui, mi perdono, io non so pure che a me mi piacevano, però non è che avendo i cani grandi, poi la macchina mi è seccata e non lo so, e mi ha fatto un giardino. Quindi questo dovrebbe essere un invito ai cittadini, possessori di cani. Io sono un quartiere russo, io non ne capisco, ma secondo voi, mi perdono, ma secondo voi basta un cartello? A che mi fanno? Fatti i miei cani, che cosa vuoi? Ma basta secondo voi un cartello? Ma chi è che sta? Ma tito un cartello là porra, ma non c'è niente. Ma mi perdono. Era che ma tu dici, ma tu mamma vai, compari, ma tu arrovi vicino a me. Ma come tu mi vedi una bambina che fanno. Allora questi signori che sono così gentili, così fanno il lavoro che fanno a fare. E fanno per i cani, e poi ci sono i cani, che cosa devo dire? Cani sui prati non devono andare sul nell'isola e vanno a passeggio col guinzaglio. Però sui prati bisogna mettere delle cartellonistiche, perché la gente non sa, non è preparata, non conosce le regole. Io faccio i richiami, ma vengo ben ascoltato e rispondono tutti bene. Quando il cane va sul prato e sa che non ci può andare, non ce lo portano, ve lo assicuro io, perché i cittadini, anche se non ne chiedono, quindi ci vanno, e allora mi fatti che tu bello parco, che cosa mi fatti? I cani, e poi ci vengono, insomma, quindi informare e controllare. Eccola la fontana, ripristinata, funzionante, con acqua limpida, resa, ed ecco la fontana, ripristinata, che sprizza acqua limpida grazie all'intervento dei volontari che hanno provveduto a riparare il guasto e ripulire la vasca.